Gomme, gomme e ancora gomme. Ma quando dovrei cambiare i miei pneumatici per essere sicuro di viaggiare in sicurezza? Beh, l'attuale limite legale di 1,6 mm risponde perfettamente alle esigenze della mobilità moderna. Ma Michelin ha preso posizione. Se la copertura di qualità, chiarisce Michelin, deve assicurare i livelli di performance costanti sino al limite di legge. È vero, non è facile parlare di gomme, ma questa volta ho pensato di parlarvene con una donna al volante, a tutto giri e a tutto musica. Cari amiche e amici di Scimotori, questa volta una nuova puntata di Sci Talks. Ho pensato di andare in pista, saliamo a bordo e andiamo a conoscere la nostra protagonista. Ciao. In questa nuova puntata di Sci Talks ho voluto proprio incontrarmi con Petra perché, insomma, donne motori, gioie e dolori e nel mio caso pericolo soprattutto. Non sono una grandissima guidatrice, io sono una di quelle che utilizza tantissimo la bicicletta, vado a piedi, mi piacciono i mezzi pubblici, vivo a Milano quindi sono particolarmente fortunata in questo senso, per cui la macchina la uso veramente pochissimo e quando mi metto alla guida non sono proprio serenissima, ti dico la verità. Allora, mi ha fatto specie perché abbiamo iniziato, ci siamo incontrati in questo test drive di Michelin, sì, per fare dei test drive di sicurezza, oltretutto, certo, con le gomme usate, nuove, in pista, sull'asciutto, sul bagnato, di tutti i colori ne stiamo vedendo. E parlando le ho detto, ma insomma, tu i motori, la guida, come va? No, io vado in bicicletta. Facciamo una premessa, in questo test drive tu hai guidato benissimo. Il mio co-driver voleva scendere alla prima curva, lì proprio non contava il pneumatico, l'asciutto, il bagnato. Devo dire che quando poi abbiamo utilizzato i pneumatici giusti, cioè abbiamo fatto il test con i Michelin usurati rispetto all'altra marca usurata e nuova, e quindi la macchina effettivamente teneva molto di più, si è sentito un po' più sicuro. Ma devo dire che sulla prima autovettura che abbiamo testato lui se ne voleva andare. È sicuro, ci abbiamo guardato, io ho visto il terrore sulla sua faccia, anche no, un po' sulla non tua. No, non è così. Petra, donna, mamma, sì, impegnata dalla mattina alla sera con questa vivacità nel lavoro e certo, questa trasportazione in tutto. Qual è il tuo feeling veramente al volante? Allora, io non sono una tranquillissima quando guida, ti dico la verità. Per mettermi a mio agio devo ascoltare la musica giusta. Allora, intanto quel consiglio spassionato, dovete comunque mettere su RDS. Poi nel caso in cui per sbaglio, in un qualsiasi punto d'Italia o del mondo RDS non si dovesse prendere, allora ci deve essere la musica giusta. Quella mi mette tranquilla, cioè mi dà proprio la tranquillità al volante. Ed è il consiglio che do per tutte quelle come me che, insomma, quando cominciano a guidare si sentono un po' in ansia. Io soprattutto poi so il bambino a bordo, devo veramente essere serena, devo sentirmi sicura ed è il motivo per cui sono qui oggi, cioè comunque per imparare realmente che anche un pneumatico può fare la differenza. Io che sono una, insomma, che non ho mai badato troppo a tutta una serie di caratteristiche, quando tornerò a casa la prima cosa che faccio cambio il parco gomme immediatamente. Una sicurezza per noi ma anche per gli altri, perché assolutamente chi è a certo bordo ma anche chi c'è fuori dalla macchina, perché ragazzi dovete sapere che nonostante io guidassi tipo a 30 all'ora prima, cioè comunque la differenza c'è e non è l'alta velocità, è proprio la tipologia di, in questo caso, di pneumatico che la macchina montava, quindi sì. Gomme a parte, noi quando saliamo in macchina la prima cosa che facciamo, sì, a parte cercare la presa USB e metterci a posto un attimino il trucco noi donne, sì, poi è accendere e ascoltare musica, accendere la radio e ascoltare musica, okay, a meno che qualcuno abbia già una compilation, però insomma, a proposito di compilation, qualche suggerimento? Te ne faccio uno. Vai, vai, suggerimenti. Vai. Allora, tra le mie canzoni preferite di sempre, musica italiana, Negramaro mentre tutto scorre, Non è per sempre After Hour, qualsiasi canzone di Lucio Dalla, qualsiasi canzone di Cesare Cremonini, queste sono tra, diciamo, le mie preferite di sempre. Dovessi andare a pescare un po' nel passato, ti direi un Wish You Were Here dei Pink Floyd, Song to the Blur. Vai a prenderti, vabbè, gli Strokes, quelli sono fondamentali per svoltare la giornata. Poi però se vuoi andare su cose anche un po' più tranquille, ti butterei dentro qualcosa dei Massive Attack, proprio se sei particolarmente depresso e stai guidando su una strada con la nebbia e fuori piove.
e probabilmente da un momento con l'altro, come in una serie di Netflix, qualcuno scompare. Poi fammi pensare, queste sono proprio le canzoni che io ascolto da sempre, no? Quelle che, qualunque cosa dei Led Zeppelin. Tu ascolti, ma canti, suoni? Canto, suono e in auto canto a squarciagola, tanto nessuno mi sente, quindi posso farlo. Fallo anche adesso. No, cosa posso cantare? Aiuto, aiuto. So you think you can die heaven from hell, blue skies. Che basta. Ci vediamo su Sanremo, eh? Ciao ragazzi. Buon viaggio. Adesso la pista ci chiama, andiamo?